A Napoli, professor Savonardo, dica la sua. Le considerazioni del collega che saluto, l'offerta di questa settimana è molto interessante con dei film di qualità e devo dire che tra thriller, noir, film che parlano degli stadi dell'amore o appunto social movie mi colpiscono particolarmente Conversazione atomica e La donna elettrica per motivi simili ma anche diversi. Chiaramente il primo fa riferimento, diciamo in qualche modo, alla scienza, alla fisica e racconta questioni che secondo me scientificamente sono rilevanti attraverso una commedia, attraverso il sorriso, attraverso il divertimento. Credo che sia un'impostazione interessante anche per educare alla scienza le giovani generazioni e quindi diciamo un film commedia che possa essere anche educativo mi sembra assolutamente una chiave utile, diciamo, per chi lo vedrà. La donna elettrica è diciamo, credo sia un film chiaramente da vedere, ma il tema che affronta è assolutamente fondamentale in un'epoca in cui, come si diceva prima, il negazionismo dei cambiamenti climatici è imperante. Bisogna assolutamente fare in modo che la coscienza collettiva popolare in qualche modo capisca l'importanza dei cambiamenti climatici e delle motivazioni alla base, diciamo, di questi rilevanti cambiamenti, per cui un film che in modo sobrio, elegante, divertente e in ogni caso approfondendo il tema possa raccontare queste esperienze, diciamo, che riguardano tutti in un'ottica globale, credo che sia molto utile anche in questo caso. Così come Pane dal cielo, che richiama il tema dei senza dimora in una visione poetica, forse appunto raccontando una narrazione che, a cui non siamo abituati, diciamo, di questa condizione di vita, che secondo me in qualche modo fa riflettere, fa pensare, fa avvicinare la gente comune al problema, diciamo, di coloro che vivono nel disagio. Quindi insomma credo che questa settimana c'è veramente un'offerta interessante. Andiamo a Napoli, professor Savonardo. Sicuramente Santiago Italia credo che sia assolutamente meritevole di essere, diciamo, visto e quindi spero che possa salire nella classifica come documentario, come narrazione della storia e poi con il grande Nanni Moretti che in qualche modo ha la regia di questo film. È chiaro che invece mi aspettavo il primo posto del film su Freddie Mercury o, come direbbe Valerio Caprara, che tradisce Freddie Mercury. In realtà sicuramente la musica unisce diverse generazioni, quella dei Queen ha caratterizzato, diciamo, sostanzialmente l'immaginario collettivo di generazioni diverse e che vanno appunto dai nonni, direi, ai nipoti e quindi oltre che dai padri e ai figli, e quindi sostanzialmente è un film che incuriosisce, che poi ha una colonna sonora inevitabilmente straordinaria, che è quella dei Queen.